Settore Canada natante, una disciplina, un settore dove negli ultimi 20 anni c'è stato un continuo evolversi di migliorie sulle attrezzature, sulle lenze. Insomma, siamo arrivati al giorno d'oggi a un livello veramente top, anche se non bisogna mai accontentarsi e cercare di migliorare sempre. E l'azienda Tubertini in questo settore è leader da anni, grazie anche alla collaborazione di pescatori come il sottoscritto, come Volpini, Plazzi, Cocciolo, personaggi che gravitano nell'ambito alto dell'agonismo nel settore canada natante. Quindi siamo riusciti a realizzare una serie di prodotti veramente validi sotto l'aspetto tecnico per quanto concerne la pesca da natante. In questo caso facciamo un'analisi dei prodotti a livello canne e mulinelli, che, come ripeto, nel tempo hanno avuto veramente una grossa evoluzione. La canna ideale per sviluppare un'azione corretta da natante deve avere un'azione particolare a seconda del tipo di pesca e a seconda delle zavorre che utilizziamo. Molti pensano che la vetta, la parte terminale, sia praticamente rapportata al peso che dobbiamo utilizzare. In realtà la vetta è il segnalatore di abboccata del pesce, è la canna che deve avere una struttura tale da sopportare la zavorra, in particolar modo sottovetta e pezzo centrale, perché è con questa che noi alziamo il piombo dal fondo quando ferriamo. La vetta serve solamente come segnalatore di abboccata. Quindi spesso ci viene fatta una domanda: ma con quel cimino, con quella vetta così fine, con quanto piombo puoi pescare? In realtà con una vetta veramente sottile come questa, vedete che è una vetta abbastanza morbida, sottile, si può pescare anche con 300-400 grammi, perché il piombo nella pesca dalla barca sta sempre adagiato sul fondo, quindi diventa neutro. La zavorra, il piombo, serve solamente per raggiungere più o meno velocemente il fondo o per contrastare correnti presenti nella zona. Quindi la struttura della canna è quella che conta il rapporto al peso che utilizziamo. E la vetta, come abbiamo detto, è solamente un segnalatore. Quando utilizziamo una vetta più sensibile o meno sensibile, diciamo più grossa, più di spessore maggiore? Quando ci troviamo in presenza di corrente, perché con forte corrente una vetta morbida si piegherebbe troppo. Allora a quel punto utilizziamo una vetta più rigida, in modo che la vetta mantiene una posizione più stabile. Con molta corrente ci porterebbe giù la parte terminale e faremo più fatica a vedere le mangiate del pesce. Negli ultimi 5-6 anni è venuto fuori, diciamo, il concetto della canna ad innesti rispetto alla classica canna telescopica. Con la canna ad innesti, ad esempio, si riesce a ottenere un'azione particolare, un'azione proprio mirata, va bene? Sia perché si riesce a lavorare sulle conicità, sia perché non abbiamo più il problema del posizionamento degli anelli alla fine del pezzo. O comunque prima mettevamo anche degli scorrevoli sulle canne, e lo scorrevole in quasi tutte le tecniche di pesca è sempre un fastidio, perché poi comunque tende a muoversi e compagnia bella. In questo caso con l'innesto riusciamo a fare quello che vogliamo, va bene, a dare l'azione giusta alla canna e il posizionamento corretto degli anelli. A proposito di innesti, l'azienda Tubertini ha realizzato questo speciale tipo di innesto che si chiama innesto Nishi, un innesto brevettato. Va bene, i vantaggi di questo innesto: primo, il fatto di allineare perfettamente i pezzi senza stare a guardare il posizionamento degli anelli, e il secondo è quello di ottenere un'azione come se fosse una monopezzo, cioè perché il carbonio praticamente non ha diversità di diametri, la struttura è praticamente lo stesso diametro, quindi con lo spigò si ottiene un'azione di una canna praticamente senza l'innesto,
e questo è un vantaggio enorme. Le canne a innesto poi si montano e si smontano veramente con una facilità estrema. Durante l'azione di pesca non abbiamo più il problema delle telescopiche. Le telescopiche socquadrando, ovalizzandosi sotto la trazione, praticamente il pezzo tende ad allentarsi e questo è un particolare che crea spesso delle rotture, perché il pezzo, non essendo più incastrato perfettamente, si ovalizza sotto la trazione del pesce e si creano delle rotture. Nell'innesto questo non succede. Diversi modelli presenti nell'azienda Tubertini per la pesca dalla barca, per coprire appunto un po' tutte le esigenze, dalla pesca a bollentino medio alla pesca a bollentino più profondo, al light drifting e altre tecniche. Vi sono delle basi, come in questo caso, che si adottano su canne da 3,5 metri, 4 metri, 5 metri, dove vi è la possibilità di variare la lunghezza. Il pezzo della base è stato realizzato telescopico con il sistema di riduzione e di fermo che ci consente di variarne la lunghezza. Spesso, in questo caso, questa è una 3,70 m, 4,20 m, si riesce a pescare 3,70 m o 4,20 m, a seconda anche delle condizioni di pesca. Se c'è molto vento, se c'è una condizione particolare, si chiude il pezzo e si riesce a pescare con la canna più corta. Ci sono altre canne fatte con manico conico, come in questo caso, come la Talaxa 6005. Manico conico dà sicuramente più leggerezza e bilanciatura alla canna, va bene? E poi vi è la canna diciamo per eccellenza, la canna che ha fatto storia nella canna da tanti negli ultimi anni, che è l'F1504. In questo caso abbiamo la fix è a base fissa, base sottile, questa è la 4,20 m. La sorella è la 504 tradizionale di 4,80 m, tre regolabili da 4,80 m a 4,20 m. Diciamo ha fatto storia perché è la canna utilizzata dai migliori pescatori agonistici nel mondo e dai migliori pescatori dilettantistici esigenti, che vogliono veramente un attrezzo al top delle qualità. Va bene? La 504 è una canna un po' tutta pesca, riusciamo a pescarci a bollentino, a light drifting, è una canna da sbilancio, in gara ci sbilanciamo 150-180 grammi senza il minimo problema, però maneggiamo un prodotto veramente veramente leggero, veramente maneggevole, ecco, con un'azione molto particolare, con un'azione morbida, elastica nella parte finale e estremamente rigida nel centro della canna. Vette, analizziamo un pochino le vette. Innanzitutto sono quasi tutte ad innesto. Perché ad innesto? Perché ad innesto riusciamo a scegliere la vetta ideale per l'azione di pesca e più che casualmente vi è una rottura, sostituiamo la parte finale veramente in pochi secondi. Più su ogni canna abbiamo la possibilità di disporre di più vette, più o meno sensibili in base alle esigenze di pesca. La vetta, come abbiamo detto, è la parte che ci segnala la boccata del pesce e quindi è veramente fondamentale l'importanza di utilizzare una vetta sensibile. A tal proposito, ho inventato anni fa, diciamo, una legatura particolare sulla vetta che con Tubertini abbiamo messo in atto, abbiamo prodotto e abbiamo tutelato con un brevetto. Questo sistema, che vedete, è praticamente la parte colorata terminale delle vette, si chiama ApiFlex, azione provocata. Vi è anche un tagliandino sulle canne dove si spiega tutta l'azione di questa vetta e le caratteristiche che ha. L'ApiFlex è una legatura con un nylon sulla parte terminale della vetta con uno speciale collante. E a cosa serve? Serve per dare più pastosità alla vetta, aumentarne la sensibilità. Si aumenta le dimensioni di diametro della vetta, ma si aumenta anche la pastosità dell'ultima parte. È un particolare veramente, veramente valido per segnalarci le abboccate.
quasi tutte le canne che destinate alla canna da natante nell'azienda Tubertini hanno questo particolare dell'ApiFlex, particolare veramente, veramente importante. Diversi anni fa la canna da natante prevedeva, diciamo, era una cosa un po' comune abbinarla a una lunghezza di canna corta, si parla 1,5 metri, 2 metri, cioè il pescatore, non tanto l'agonista, ma il pescatore credeva che una canna più corta gli dasse dei vantaggi in ferrata, dei vantaggi nel lavorare il pesce. In realtà al giorno d'oggi è entrata un po' nella mentalità di tutti quelli che praticano la pesca alla barca di utilizzare un attrezzo più lungo, un attrezzo almeno da 3 metri, 3,5 metri. Diciamo, al giorno d'oggi si fa più fatica, diciamo, a trovare delle persone che pescano dalla barca con canne corte, con canne da 1,5 metri, 2 metri. Va bene. Il vantaggio di pescare con una canna più lunga. Intanto, se realizziamo una lenza a 3 braccioli, va bene, da anche 40-50 centimetri, abbiamo una lenza da più di 2 metri nel totale. E quindi con una canna da 1,5 metri, 2 metri non riusciamo neanche a imbarcare pesci. Ma l'altro vantaggio enorme è quello della ferrata del pesce, perché più una canna è lunga, va bene, certo ci sono dei limiti, non possiamo pescare dalla barca con una canna di 10 metri, sarebbe svantaggioso, però più una canna è lunga, diciamo, più si esercita un arco maggiore nella ferrata, perché come ricollegandoci al discorso di prima, è la canna che alza il piombo, quindi noi sulla ferrata dobbiamo alzare il piombo, capito? Quindi con una canna, diciamo, da 3,5 metri a 4,5 metri è la misura ideale per esercitare quella leva che ci consente di alzare il piombo e quindi di ferrare il pesce. Va bene. L'altro vantaggio è quello nel lavorare il pesce, perché con una canna di 4 metri si riesce a tenerla alta, va bene, girando il mulinello, e ammortizza le testate e la pressione del pesce. Quando il pesce ci parte, cioè tende a tirare di più e quindi noi dobbiamo concedere un po', ammortizzarlo, la 4 metri ci permette di andarli dietro fino all'acqua, quindi abbiamo un arco di 3-4 metri da poterli andare dietro prima di aprire antiritorno o di dargli della frizione. Quindi è un altro vantaggio enorme. Oggi fortunatamente gran parte dei pescatori che praticano la pesca a bollentino dalla barca sono entrati in questo concetto. 20-25 anni fa eravamo all'inizio e era più difficile parlare di canne di 4 metri. Oggi diciamo le vendite e l'utilizzo sono tutte mirate da canne da 3,30 metri, 3,50 metri fino alle 5 metri. È una cosa positiva per il settore canna da natante. L'importanza degli anelli è fondamentale nella pesca alla barca. Primo, perché magari ci sono pesche gravose dove l'anello è sottoposto a pressioni, e l'altro perché comunque utilizzando prodotto in mare si ha a che fare con la salsedine, col salmastro, col sale che corrodano gli anelli. Va bene, quindi noi utilizziamo quasi esclusivamente anelli di ottima marca, Fuji, Sigae, per non avere proprio nessun tipo di problema per quanto concerne l'anello. In più molti pescatori utilizzano anche il Dyneema, quindi la pietra dell'anello deve essere di ottima marca, perché il Dyneema è un filato che tende a tagliare, a corrodere l'anello. Un anello scadente praticamente verrebbe nel tempo tranciato dai Dyneema di oggi. L'accessorio da abbinare alla canna da natante è il mulinello, va bene? Anche questo ha un'importanza notevole. Importanza notevole, deve avere delle caratteristiche più che altro giuste per esercitare un'azione di pesca corretta, perché nella pesca a bollentino, ad esempio, si opera sì 20 metri, 30 metri, ma si opera anche a 40, 50, 100 metri, utilizzando sempre i mulinelli a bobina fissa. Le caratteristiche del mulinello. Intanto la cosa più fondamentale è che il mulinello imbobini perfettamente. Cioè, questo è veramente un particolare da non sottovalutare. Più un mulinello imbobina perfettamente, più si ha una migliore fuoriuscita del filo, del nylon, e minore sarà lo stress che subirà il nylon. Vabbè. L'altro particolare è
la potenza che il mulinello deve avere per il recupero della barca, perché anche se recuperiamo tipo gara tre pesci che possono essere tre sciarrani da 100 grammi l'uno abbinati a un piombo da 150-180 grammi, si fa uno sforzo veramente, pesante, perché fanno attrito durante l'ascesa verso la barca. Quindi un mulinello velocissimo, anche con molti cuscinetti, non è l'ideale in questo caso, perché comunque si tende a non avere un'azione fluida nel recupero del mulinello. Quindi il rapporto di recupero deve oscillare da 3,7, 3,8 a 4,2, non oltre, per avere veramente un'azione continua e un'azione fluida del mulinello. Inoltre, per come tutte le cose destinate al mare, deve essere un prodotto realizzato con materiali di primissimo ordine, perché la salsedine è veramente il nemico maggiore di questi attrezzi. In questo caso qua, vi faccio vedere il nuovo nato in casa Tubertini, un mulinello studiato espressamente da noi della Lenza Emiliana, quindi da me, Volpini, Plazzi, Cocciolo e Brunettin, atleti che facciamo sia gare e peschiamo per diletto tutti i giorni. Questo è il Mazim, mulinello realizzato dalla Ryobi su nostre indicazioni, perché noi volevamo un prodotto particolare che fosse in grado sia di effettuare dei lanci sempre maggiori, perché nelle competizioni ad esempio noi sbilanciamo da sotto la barca e abbiamo bisogno di un mulinello che ci consenta di raggiungere delle distanze sempre maggiori, però allo stesso tempo abbiamo bisogno di un attrezzo che sotto la trazione dei pesci e dei piombi pesanti svolga un'azione fluida, un'azione che non si inceppi, che non si fermi, un'azione fluida di recupero. Con l'azione fluida di recupero abbiamo anche il massimo della sensibilità di cosa abbiamo all'amato, va bene? Se abbiamo due, tre pesci, se abbiamo un pesce bianco, l'azione di recupero fluida ci consente di avere il massimo della sensibilità. Cioè un prodotto realizzato da un'azienda giapponese, la Ryobi, tra l'altro esclusivista è la ditta Tubertini di questo marchio, e ci ha veramente soddisfatto. L'abbiamo studiato un po' nei minimi particolari, dall'impugnatura del pomello della manovella, che è in gomma morbida, perché dalla barca ci abbiamo tutti sempre le mani umide, bagnate, quindi un pomello che non sia veramente aderente finisce sempre per scapparci di mano mentre recuperiamo. Quindi un pomello con una forma tra l'altro particolare, noi la chiamiamo a caramella, perché vedete è praticamente un ovale schiacciato, va bene? È una presa veramente ottimale. La manovella l'abbiamo voluta che si chiuda in questo caso con il semplice gesto, per posizionare bene i mulinelli all'interno delle sacche porta mulinello. E il Mazim è un mulinello che ha due bobine spessorate, vuol dire con un sistema di spessore già nella bobina stessa, che permette di imbobinare le quantità di filo necessarie. In questo caso uno 0,40 tiene 250 metri, quindi se si utilizzasse un 35 ne terrebbe circa 300, e questa è la bobina più fonda, quella che tiene più filo, mentre vi è un'altra bobina, va bene, dove c'entra circa 250 metri dello 0,25. Questo perché? Perché prima di tutto non portare più peso, avendo una bobina più fonda chiaramente ci dovremmo imbobinare più filo, va bene? Filo che poi non utilizziamo, perché quando abbiamo imbobinato 250-300 metri di filo è più che sufficiente per fare un po' tutte le pesche. Imbobinando più filo sotto, come fondo, come si dice generalmente, come fondo, e comunque è un peso che ci portiamo in più sulla bobina che non ci serve, perché averci un mulinello con 500 metri di filo serve a poco, serve veramente a niente. Il sistema dello spessore serve proprio a ridurre. L'altro mulinello che utilizziamo spesso sia in gara che per pesca del diletto tutti i giorni è l'Artica,
l'Artica. Generalmente utilizziamo dal 5.000 all'8.000, 5.000, 6.000, 7.000 e 8.000. Sono due corpi di mulinello, il 5.000 fa 5.000 e 6.000 e quello più grande fa 7.000 e 8.000. Le differenze fra i due corpi sono le capacità delle bobine. E questo è un rapporto di recupero maggiore, 5 a 1, va bene? Mulinello con 6 cuscinetti a sfera, 5 a 1, però c'è da dire che la bobina è, diciamo, più stretta, ha meno diametro rispetto a un Maxim, va bene? Quindi il rapporto di 5 a 1 si compensa in questo caso, perché abbiamo un mulinello veramente potente da destinare a pesche entro 60-70 metri, diciamo, o nella pesca di mezz'acqua, può essere in gara a sgombri, boghe, sugarelli, oppure alle palamite, la pesca dove il mulinello deve essere magari con un rapporto di recupero un po' più veloce per cercare di prendere filo quando il pesce è stanco e quindi di tenerlo sempre in trazione. E l'Artica è un mulinello che io utilizzo ad esempio per la pesca alle boghe generalmente, ma ultimamente lo sto usando anche nella pesca a fondo, soprattutto dove c'è una pesca a fondo difficile, una pesca da fondo a pesci bianchi. L'Artica risulta veramente un gran bel prodotto. Anche questo è realizzato dalla Ryobi su nostre indicazioni e presenta veramente delle caratteristiche di potenza notevoli. Anche in questo caso, ora voi lo vedete, diciamo, senza filo, però anche in questo caso il mulinello in bobina veramente perfetto. Io lo ribadisco questo concetto, che il mulinello deve imbobinare perfettamente, perché è una cosa fondamentale. Se un mulinello non imbobina perfettamente, si ha una fuoriuscita del filo in maniera non corretta e il filo poi tende anche a rovinarsi alla lunga. Filo da imbobinare per la canna da natante. Parlo di filo e di nylon, quindi, o comunque in questo caso florine, Sky Blue, un'istituzione per la pesca dalla barca. È un prodotto utilizzato da maggiori campioni nella disciplina canna da natante e dai migliori pescatori nel mondo. Ormai è un prodotto affermato da anni. Perché? Perché il filo che imbobiniamo deve avere delle caratteristiche particolari. Innanzitutto deve avere un peso specifico leggero, va bene, che ci consenta di ottenere dei lanci maggiori, ma allo stesso tempo deve avere una rigidità tale che ci consente di vedere perfettamente le toccate. In questo caso molti pescatori, diciamo, dilettantistici utilizzano il Dyneema. Dyneema non è il massimo per pescare dal natante, va bene, perché è un filo molto rigido, non fa fare dei movimenti fluttanti alla lenza e, diciamo, è un po' un'antipesca entro certi metri, cioè diciamo che si utilizza generalmente oltre 100-120 metri di fondo. Entro si utilizza dei fili tipo lo Sky Blue, va bene, che ci danno il massimo della sensibilità, però la nostra lenza lavora in una certa maniera, va bene, una certa maniera, perché il piombo rimane fermo sul fondo nel bolentino. Possiamo adottare un amo sotto il piombo o tre ami sopra, come nel caso della pesca alle tanute, e col movimento della canna, va bene, abbassando e alzando un po', la nostra lenza si comporta in maniera fluttante, quindi anche le esche sono molto molto accattivanti in acqua. Col Dyneema quel discorso lì decade, perché noi, come molliamo, la lenza si affloscia, va bene? L'importante per pesca a bolentino è che il piombo rimanga fermo e i braccioli vadano in corrente, le nostre esche si posizionino in corrente. Con questi continui movimenti della canna le esche risultano fluttanti e molto attiranti, molto appetitose per i pesci, e traggono in inganno anche i pesci più sospettosi. Questa azione di pesca si realizza benissimo con il nylon, va bene? E quindi lo Sky Blue ha il massimo per ottenere questa funzione, questi movimenti, va bene? Perché abbiamo il nylon che comunque prende un po' di corrente, allo stesso tempo però
essendo un prodotto rigido, ci consente anche di vedere perfettamente le toccate del pesce. Cioè, certamente il diametro va in relazione alla profondità in cui intendiamo pescare. Diciamo che i diametri maggiori, più utilizzati, sono il 25, il 30, il 35. 25 è utilizzato in gara. In gara ci consente di lanciare, di effettuare dei lanci a lunga distanza e avere il massimo della sensibilità. Il 30 è utilizzato sul fondo, diciamo, dai 40 ai 60-70 metri. E il 35 si utilizza generalmente con molta corrente o se si deve operare a più di 60 metri di fondo. Vediamo adesso anche come si imbobina un mulinello, il sistema di imbobinatura. In questo caso abbiamo il Maxim e abbiamo l'onnipresente Sky Blue. Vabbè. Allora, prima di tutto dobbiamo all'incirca calcolare quanto filo vogliamo imbobinare. Va bene, in questo caso ho lasciato del filo di sottofondo e ad occhio dovrebbe entrarci circa 150-170 metri di filo dello 0,25 di diametro. Cubertini ha realizzato queste confezioni, va bene, con la scatola e un'apertura laterale proprio per agevolare il sistema di imbobinatura dei mulinelli. Spesso si vede il pescatore che imbobina con la bobina del filo appoggiata. In realtà il filo deve sbobinare nel senso della bobina. In questo caso non si creano spire durante l'imbobinatura. Vediamo adesso il sistema, semplicissimo. Infiliamo il filo in questa fessura e riponiamo la bobina all'interno della scatola. Chiudiamo il tutto e avremo il filo che fuoriesce da un lato della scatola. La scatola può essere posizionata verticalmente su un tavolino e fermata con dello scotch oppure all'interno di una borsa che rimanga sempre in posizione verticale, in modo che il nylo fuoriesce in questo senso. Per collegare il nylon della bobina che intendiamo avvolgere e il nylon già presente nel mulinello, si effettua il nodo di sangue laterale, nodo conosciuto alla gran parte dei pescatori e visibile un po' da tutte le parti su internet, ad esempio. È un nodo molto sfilato, quindi che non fa spessore, con due baffi che escano lateralmente. Lo tiriamo bene perché si amalgami e poi tagliamo i due baffi, ma non le tagliamo a filo, perché a filo risulterebbe un intralcio, un intoppo. Lo tagliamo a circa un centimetro, che ne rimanga un centimetro circa, un centimetro e due laterale. Perché? Perché quando andiamo poi ad avvolgere sopra il filo, questo qua non ci disturberà, non realizzerà praticamente degli scalini o degli intoppi al filo. Cerchiamo sempre di posizionare il nodo a metà bobina. Vedete? C'è il nodo che sta arrivando e cerchiamo che si posizioni sempre a circa metà della bobina. Vedete dove rimane? Con i due baffi, uno sopra, uno verso l'alto e uno verso il basso. In questo caso, con l'unghia, tendiamo anche a far entrare il nodo tra le spire con una pressione. E poi iniziamo ad imbobinare. Per imbobinare agguantiamo
il nylon nella parte alta del manico della canna e iniziamo ad avvolgere il filo. Dobbiamo tenere presente che il filo monti subito sopra i baffi del nodo unilaterale, del nodo di sangue laterale. E poi iniziamo l'imbobinamento. Terremo il nylon abbastanza stretto tra le dita, soprattutto nella parte iniziale dell'imbobinamento. Questo è un particolare importante perché se lo teniamo lente, le spire successive durante la trazione in pesca tendono a entrare dentro le spire sotto che sono più morbide. Quindi l'imbobinamento deve essere fatto in maniera corretta, lenta, ma soprattutto stretto. La pressione non potete vederla, ma è bene questa operazione farla con la dovuta calma per eseguirla nel miglior modo possibile. Vedete, la confezione rimane praticamente verticale e il filo si sbobina nella maniera corretta. Ecco che abbiamo finito l'imbobinatura del mulinello. In questo caso abbiamo imbobinato 150 metri dello 0,25 Sky Blue. Vedete come imbobina il Maxim? Imbobina veramente perfetto. Crea praticamente una parete di nylon perfetta, sia sotto che sopra. Non vi è scalini e il filo è avvolto nella maniera veramente ottimale. In questo caso si ha una fuoriuscita del filo perfetta. Vedete le spire come sono morbide in uscita. Ogni giro di manovella si avvolge un metro, quindi mulinello che oltre alla potenza ha anche una certa velocità di recupero. È un abbinamento corretto, noi abbiamo ritenuto che il rapporto di 3:9 con un metro di filo avvolto sia l'ottimale per esercitare un po' tutte le pesche dalla barca e quindi l'abbiamo fatto realizzare con questo rapporto e queste dimensioni di bobina. Fermiamo adesso il filo. Su ogni bobina ci sono due fermi, come vedete. E una volta imbobinato il mulinello, prima di portarlo, diciamo, in barca, poco prima, la sera ad esempio, noi si effettua durante le competizioni, la sera vi diamo del silicone spray, che è questo. Sigil Pesca, silicone studiato apposta per poter essere dato su nylon e su tutto il mulinello, nelle parti, diciamo, di sollecitazione, tipo sul guidafilo per impermeabilizzarlo, farlo scorrere meglio, ma soprattutto sul nylon, in questo caso sullo Sky Blue. A cosa serve il silicone spray? Serve a proteggere, a non surriscaldare il nylon durante l'azione di pesca, soprattutto per le azioni di pesca continue, veloci e gravose, va bene, e a renderlo ancora più fluido durante il lancio. Sigil Pesca, vediamo ora. Operazione veramente semplicissima. Lo diamo proprio sulla bobina del mulinello, che a sua volta lo trattiene. Una spruzzata uniforme di Sigil Pesca su qualsiasi nylon che utilizziamo renderà maggiore sia la vita del nylon,
ma più che altro durante l'azione di pesca non tende a surriscaldarsi il nylon e quindi ha una durata maggiore delle caratteristiche inalterate.